Un fondo a disposizione dei piccoli comuni per realizzare progetti di messa in sicurezza del territorio, ma anche di potenziamento del sistema irriguo, di valorizzazione dei centri storici e dei percorsi naturalistici. Sono 6 in tutto i milioni di euro a disposizione delle amministrazioni locali dell'entroterra che hanno già presentato o lo faranno prossimamente progetti di valorizzazione e recupero del proprio territorio, partecipando al bando FOSMIT, il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane. Per quanto riguarda l'anno 2022, 1.900.000 euro sono già stati liquidati a marzo. A disposizione ci sono ancora oltre 900.000 euro e questi potranno essere distribuiti ancora a 6 comuni montani, visto che l'importo massimo ammissibile è di 150.000 euro, ma altri 3 milioni di euro sono disponibili per l'annualità 2023. Sono risorse che rappresentano, da un lato, una contribuzione che aiuta, ancorché in alcuni casi minima, parlo delle risorse distribuite a tutti i comuni, ad andare avanti nella nostra gestione, tra virgolette, ordinaria. Dall'altro lato, stimolano, come dicevo, la progettualità su materie come la difesa del suolo, la prevenzione del dissesto idrogeologico, molto importanti, molto sfidanti. Noi come regione in questi anni abbiamo avuto un occhio di particolare riguardo ai comuni dell'entroterra, abbiamo finanziato tantissime opere in tutti i comuni, addirittura in certi comuni due o tre finanziamenti, proprio perché crediamo che mantenere un presidio dal punto di vista abitativo in quei determinati contesti vuol dire mettere in sicurezza il territorio, ma soprattutto garantire dal punto di vista socio-economico una risposta fondamentale per chi ancora non solo decide di vivere lì, ma decide anche di investire. Un bando che ha dei criteri di assegnazione che favoriscono le piccole amministrazioni locali della fascia montana e collinare, in modo da dare anche a loro la possibilità di realizzare progetti di valore non inferiore ai 50.000 euro. Le domande di partecipazione saranno a breve disponibili sul sito www.agriliguria.net.it. Che presumo avvenga nelle prossime ore, e a più tardi il 1° di luglio, a quel punto ci saranno 30 giorni per depositare questi progetti. Una volta che i progetti sono depositati, ci sarà poi una graduatoria che noi, come dicevo prima, abbiamo chiesto che venga prolungata nel tempo, in modo tale che quando arriveranno le altre risorse importanti si possano usufruire già e possano andare a beneficio dei progetti già presentati.